Gentili telespettatori, un cordiale benvenuto da Roberto Jacopini, E da Stefano Mappa. che è responsabile della comunicazione e del marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento. Anche oggi siamo insieme per commentare un altro importante appuntamento di Orienteering. Siamo ad Aprica, in provincia di Sondrio, per vivere insieme le emozioni dei campionati italiani long e staffetta di corsa Un orientamento. benvenuto anche a te, Roberto, e a tutti i nostri telespettatori. Come detto, siamo nella suggestiva Aprica in provincia di Sondrio, comune di 1.627 abitanti, posto sull'omonimo passo tra la Val Camonica e la Valtellina, un tempo importante via di comunicazione. Le fortune del villaggio furono segnate dalla costruzione, a partire dal 1848, su iniziativa del governo austriaco, di una strada, oggi la strada statale 39 dell'Aprica, che collegò appunto tramite il passo dell'Aprica Edolo e la Val Camonica con la Tresenda e la Valtellina. L'iter amministrativo venne definito finalmente nel 1927 ed oggi Aprica è una montagna di emozioni perché offre il meglio della montagna, aria e acqua purissime, balsamiche pinete dove passeggiare o pedalare in mountain bike, tanta splendida neve e paesaggi incantevoli. Anche per questo evento la FISA ha ottenuto il pieno sostegno da parte dell'amministrazione locale e di questo chiaramente la federazione, in analogia con quanto fatto in altre occasioni, ringrazia per chi si è adoperato per la piena riuscita dell'evento. Il saluto ai campionati italiani di Orienteering viene portato dal vice sindaco di Aprica, Bruno Corvi. Quali sono state le opportunità che avete colto da questo grande evento? Allora, le opportunità credo siano state positive. Quando mi hanno prospettato come anche assessore al turismo di Aprica questo evento, l'ho sposato subito volentieri, ne avevo sentito parlare, che l'avevamo fatto qua vicino, in località Trivigno. Ho colto subito l'opportunità per dare appunto alla località, alle strutture alberghiere, ma non solo, di poter posticipare un po' la stagione turistica. Una prima volta però che da ricordare. Una prima volta da ricordare perché ha portato per questi 3 giorni innumerevoli atleti, circa sulle 700 persone, più alcuni al seguito. Perciò per Aprica personalmente sono molto soddisfatto, ma girando poi anche per il paese sento che è stato fatto una scelta ottima. Ecco, quindi il territorio ha risposto ottimamente e si parla già di progetti futuri? Il territorio ha risposto bene perché le dico che quando abbiamo fatto una riunione su questo evento, subito la Croce Rossa italiana, il Soccorso Alpino, il CAI e parecchi altri volontari, subito Bruno, dai, prendila perché diamo tutti una mano. Infatti oggi se eravate soli avete visto tutto al lavoro, è tutto volontariato. Ebbene Stefano, con le immagini siamo tornati in questo splendido angolo d'Italia per commentare l'edizione 2013 dei campionati italiani long e staffetta di corsa orientamento. La gara individuale vedrà gli atleti salire al Palabione utilizzando gli impianti di risalita, mentre la staffetta verrà disputata vicino ad Aprica. Zone sempre meravigliose quelle che l'Orienteering ci offre, sport e natura, il perfetto binomio di questa disciplina sportiva. E allora andiamo a conoscere i numeri di questo evento che ricordiamo essere diretto dal signor Ivano Benini sotto il controllo del delegato tecnico, il signor Alexander Schuster. Oltre 720 partecipanti, di cui 50 stranieri, per un totale di 82 società sportive. Come anticipato, la manifestazione si articola in 2 giornate. La prima prevede la prova individuale, la seconda invece la staffetta. Prima di capire le difficoltà tecniche della prova individuale, andiamo ad ascoltare il signor Ivano Benini, colui che ha gestito l'intero apparato organizzativo delle 2 prove, grazie anche all'importante contributo dei moltissimi volontari. È importante evidenziare l'opera dei volontari, sempre disponibili nei confronti dei comitati organizzatori a far sì che gli eventi diventino poi delle grosse manifestazioni sportive. Ivano Benini, direttore dell'evento Campionati Italiani, quali sono gli aspetti organizzativi più importanti da tenere in considerazione? Ma organizzare un campionato italiano non è cosa semplice. Il mio ruolo di direttore gara è il ruolo di chi coordina tutti gli aspetti tecnici e organizzativi. Nel nostro evento sono stati coinvolti, oltre
ai volontari di Aprica, delle associazioni del paese in cui si disputerà il campionato italiano, anche i volontari, circa una cinquantina, 50-60 persone che provengono dalle società lombarde orientistiche. Di fatto l'evento è organizzato dal Comitato Regionale Lombardo, all'interno del quale operano numerose società di orientamento. Ecco, è semplice riuscire a coordinare così tante persone, così tante figure? Ma non è un evento semplice, perché significa partire mesi e mesi prima e soprattutto in questo caso coordinare volontari di società diverse, non tutti presenti nella stessa località. Sicuramente a livello lombardo abbiamo dei quadri tecnici molto molto preparati, che hanno permesso una buona, io spero che gli atleti giudicheranno ottima organizzazione. Si parte dal tracciamento dei percorsi per arrivare a nominare un giudice di partenza, un giudice di arrivo, che devono coordinarsi al meglio per rispettare le norme imposte dalla federazione, dalla FISO. E con le immagini siamo adesso sul campo di gara della prima giornata, che vedrà oltre 700 concorrenti darsi battaglia per la conquista dei titoli maschili e femminili di campioni italiani sulla distanza long. Ci sono molte nazioni presenti, come Russia, Repubblica Ceca, Svizzera ed Austria, attirati dal fatto che la gara individuale è classificata come World Ranking Event, ossia assegna un punteggio internazionale. Giusto, Roberto, i numeri ci danno la sensazione che sarà una grande manifestazione. 12 le regioni d'Italia presenti, 33 le categorie iscritte, 16 uomini, 16 donne e una dedicata agli esordienti. Lo studio e la realizzazione dei percorsi, ricordiamo, essere affidata al tracciatore, il quale, dopo aver fatto una tipologia del terreno con apposita ricognizione, provvede a norma del regolamento alla definizione dei tracciati, tenendo debitamente in considerazione le lunghezze e i tempi di percorrenza previsti per ciascuna categoria. Sentiamo Paolo Grassi. Paolo Grassi, tracciatore della gara long, ci presenta l'appuntamento di oggi. Quali le caratteristiche dei tracciati e dei terreni? La gara odierna è su un terreno molto ripido, un terreno classicamente alpino. Ovviamente, essendo il terreno su piste da sci, abbiamo preferito fare una partenza molto alta, con la possibilità quindi di elaborare dei percorsi che scendessero gradualmente fino alla zona di arrivo, che erano più o meno 400 metri di dislivello sotto, diciamo, la partenza. A proposito di pendenze e di caratteristiche, quali le differenze tra percorsi elite maschili e femminili? I percorsi maschili hanno una caratteristica particolare, non tanto diverse da quelle femminili, nel senso che sono fondamentalmente più lunghi, ovviamente abbiamo dei tempi da rispettare, per cui quelle lunghezze saranno proporzionali, diciamo, alla velocità di corsa dell'atleta. Il percorso maschile è più o meno a 15 km di sforzo, 16 km di sforzo, confronto a quello femminile, che è attorno ai 10 km di sforzo. Noi dobbiamo rispettare dei tempi che stanno sui 90 minuti per gli uomini e 70 minuti per le donne, più o meno. Per cui su un terreno molto lento come quello odierno abbiamo, diciamo, pronosticato una velocità più lenta, diciamo, delle gare normali. Stefano, mi pare che le considerazioni del tracciatore siano fondamentali. Indubbiamente, Roberto, ci aiutano a capire meglio le dinamiche tecniche di una gara di orientamento e soprattutto ci introducono a conoscere nel dettaglio quali saranno le caratteristiche dei percorsi. E allora, proprio in merito ai percorsi gara, andiamo a vedere la cartografia con gli elite uomini e donne, come la utilizzeranno nella prova individuale long. Esatto, intanto è importante precisare che la scala che verrà utilizzata quest'oggi è una scala con 1 a 15.000, cioè un centimetro equivale a 150 metri. Il tracciato maschile misura 10.770 metri, il dislivello è di 550 e i punti da individuare sono 24. Quindi diremo che la lunghezza reale, denominata lo sforzo, è di 16.270 metri. Il percorso elite femminile ha invece una lunghezza di 7.120 metri, un dislivello di 290 metri ed i punti da trovare sono 18. In questo caso il chilometro sforzo è di 10.020 metri.
Esatto, quindi ci avviciniamo molto a quelle che sono le misure che sono state date da Paolo Grassi, dal nostro tracciatore. E come abbiamo già fatto in altre occasioni, in una gara d'orientamento dobbiamo i punti di controllo sono distinguibili sul terreno grazie ad una bandierina cubica bianca ed arancione detta lanterna, sulla quale è riportato un codice diverso da punto a punto e una stazione di rilevamento elettronico all'interno della quale il concorrente inserisce la propria SIM card, che non è altro un chip elettronico che consente di certificare l'avvenuta individuazione dei punti. Esatto, questo è, diciamo, quello che succede in gara, il concorrente punzona, classica punzonatura. Seguiamo adesso le immagini perché ci siamo già portati in partenza e ci sono gli atleti che prendono il via per questo campionato italiano long. Vediamo Iron Gaio che parte ed ecco una delle favorite alla vittoria, Christine Kirchleckner. Corona Emiliano del gruppo sportivo della Forestale, Dalla Valle Roberto del Montegimer. Quindi adesso i migliori atleti italiani, uomini e donne elite, sono alle prese con la carta. Tenanni Alessio, uno dei candidati alla vittoria, anche lui, gruppo Forestale. Brandi Adrienne, corso orientamento Club Roma, una giovanissima. Stefano, in occasione del trofeo delle regioni di Saracena, abbiamo visto nello scorso appuntamento, evidenziamo l'importanza strategica per la FISO di promuovere l'orienteering attraverso l'organizzazione dei grandi eventi. Certamente Roberto, anche l'organizzazione dei grandi eventi è politicamente considerata una grande opportunità per promuovere la disciplina dell'orienteering. Ed anche oggi questa manifestazione, i suoi numeri, la gente che partecipa, le nazioni presenti, rafforza questa convinzione. Non a caso il prossimo anno il Trentino e il Veneto faranno da palcoscenico ai mondiali assoluti. Quindi un motivo in più per tornare nelle valli alpine dell'arco alpino italiano, splendida natura in questa cornice, ma prima di tornare con le immagini sulla prova individuale ascoltiamo la scheda realizzata dal nostro Andrea Fusco proprio sui grandi eventi che dicevi organizzati da Federazione Italiana Sport Orientamento. Sì, sono molti infatti gli eventi già dallo scorso anno e quest'anno con i mondiali master che ci sono stati nel Sestriere, 5 giorni degli Appennini, insomma tante le manifestazioni che in questi ultimi anni la FISO ha organizzato sul territorio nazionale. C'è sensibilità da parte degli enti locali. Esatto. Il movimento dell'orienteering è in grado di promuovere e dar vita a moltissimi eventi di vario genere ed importanza in ognuna delle sue quattro discipline, con bici, sci e trail o. A livello internazionale, annualmente si svolgono i campionati mondiali e le rassegne continentali. Per gli italiani, ovviamente, si tratta dei campionati europei. Non vi è un luogo fisso di svolgimento, ma gli appuntamenti si disputano a rotazione nelle differenti nazioni che fanno domanda di organizzazione e che superano i criteri qualitativi imposti dalla Federazione Internazionale. Questi eventi si svolgono grazie alla partecipazione delle rappresentative nazionali che vengono convocate dal commissario tecnico. Le formazioni che ne prendono parte sono distinte in assoluta, junior e youth. Gli atleti partecipano però anche ad eventi internazionali con i rispettivi club di appartenenza. È il caso delle prove di Coppa del Mondo che compongono il circuito della Challenge internazionale. A livello italiano invece ci sono differenti tipologie di appuntamenti, quelli in prova unica come i campionati italiani sulle differenti lunghezze, long, middle, sprint e staffetta. Alternativa esiste il circuito di Coppa Italia. A ciò si aggiungono appuntamenti di livello nazionale che si propongono in città anziché nei boschi, cornice per eccellenza delle prove di orienteering. Un esempio su tutti è il trofeo Centri Storici, una formula nuova utilizzata per invogliare le persone a entrare in confidenza con questo sport e a cimentarsi nella disciplina stessa. Di differente concezione sono invece competizioni come il trofeo delle regioni, dove si gareggia con le insegne della regione tesseramento, oppure Large Alp e Alpe Adria, eventi di tipo agonistico culturale, dove le squadre rappresentano delle macro regioni o una determinata area geografica identificata a livello transnazionale. Ebbene Stefano, con le immagini siamo però tornati sul campo di gara per assistere alle fasi finali della prova individuale femminile delle categorie giovanili.
Esatto, intanto ricordiamo che la gara maschile è stata annullata per una posa errata di un. Quindi in gara avremo solamente le ragazze. Sui 17 punti di controllo, 19 punti di controllo per le donne. Al 17° punto Christine Kirchner mantiene indisturbata la prima posizione con un ampio vantaggio sulla compagna di squadra Eike Torgeler e su una brevissima Maria Novella Sbaraglia del gruppo orientisti Subiaco. Tra i giovani è bene evidenziare anche le categorie W ed M, 19-20, tra le ragazze al penultimo punto, tredicesimo per questa categoria, la testa della gara è occupata da Alice Ventura, la US Lavazze, seguita da Viola Zagonella della US Primiero, terzo posto infine per Anna Benigni del Trento. Tra i maschi invece al 17° punto, penultimo quindi in testa c'è Giacomo Zagonel della Primiero, seguito da Ivano Bettega del gruppo sportivo Pavione, da Samuele Cursi dello Junior Piemonte. Ed allora incominciamo a seguire tra un po' gli arrivi di questa gara individuale e quindi la lanterna numero 100 che imbocca poi gli atleti del corridoio finale. Come sempre i momenti che anticipano gli arrivi sono caratterizzati da molta suspense per effetto delle partenze appunto scaglionate, soltanto l'ultima punzonatura ci permetterà di capire quali sono le posizioni finali degli atleti che comunque sono già delineati per gli MV 1920. Infatti il titolo insomma a livello maschile è andato a Giacomo Zagonelle, mentre a quello femminile è andato Alice Ventura. Si susseguono gli arrivi, per gli elite invece ancora pochi metri, andremo a vedere i nuovi campioni italiani. E quindi purtroppo solamente per la parte Femminile. femminile e non per quella maschile. Vediamo intanto arrivare Iron Gaio e piano piano incominciano ad arrivare anche gli atleti elite uomini che però comunque abbiamo detto saranno fuori classifica. In questo caso arriva Maria Novella Sbaraglia che con 1 ora 16 e 19 occupa la terza posizione. Nicola Scalette che andrà a sistemarsi e a collocarsi in sesta posizione. Ecco Christine Kirchner che fa registrare 1 ora e 28 secondi, quindi si guadagna il titolo di campionessa d'Italia. Segue quindi Torgel Eig con 1:13 e 46. Christine Kirchner, campionessa italiana long distance ad Aprica, soddisfatta ma. Sì, sono soddisfatta. Comunque. Come ho detto prima, mancava l'avversaria, diciamo, più forte, secondo me Michela Guizzardi, quindi sì, è un po'. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con lei qua perché veramente sarebbe stato un altro, anche un altro approccio alla gara, forse. Ecco, quest'anno una stagione dalle due facce, in Italia dominatrice. Qualche delusione a livello internazionale. Sì, assolutamente, perché le gare di preparazione che ho fatto sia all'inizio della stagione come l'Ipizza Open oppure anche la Jukola che sono andata bene, vedendo che comunque anche sul livello internazionale sono migliorata e posso fare anche dei risultati belli là, il disastro dei mondiali che ancora mi sto portando dietro e non sono ancora riuscita del tutto a capire cosa è successo lì. Ecco, hai anticipato la domanda, hai già fatto un'analisi di questa debacle, non hai ancora capito se è una questione di problema fisico o di ambientamento ai boschi? No, né l'uno né l'altro, perché fisicamente ho visto che ci sto e anche coi terreni mi sono sentita abbastanza sicura, nonostante non ero riuscita a fare campo, però sono salita sono in Finlandia una settimana prima dei mondiali, ho fatto gli allenamenti, mi sentivo a mio agio con le cartine, col terreno, in pratica anche con la locazione, cioè in pratica mi sentivo proprio bene. Tranquilla, preparata e poi 2 gare di qualificazione che sì, ho fatto in entrambi un errore che mi ha portato lontana dal qualificarmi e giustamente non, sì, sono rimasta molto delusa e come ho detto prima non sono ancora riuscita del tutto a capire qual era il punto mancante della preparazione. E allora l'abbiamo sentita la prima in classifica della classifica Woman Elite
della gara, la Kirsch Lechner della società Merano, seconda la Torgler Heike della società Merano anche lei, a 13 secondi di distacco, poi Maria Novella Sbaraglia. E con le immagini vediamo adesso la passati appunto alla premiazione, che sono state effettuate dal presidente del Comitato Regionale Lombardo Giuseppe Ceresa e dal presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento Mauro Gazzerro. Consegnata l'ennesima maglia tricolore alla brevissima Kirk Lechner, per lei quest'anno è il secondo tricolore insieme a quello medio di Sala Baganza di aprile e il secondo posto invece sullo sprint a Subiaco conseguito a giugno. Quindi vediamo adesso tutti gli atleti per la foto di rito. E allora Stefano, siamo ancora nei pressi di Aprica, il campo di gara della prova. Cosa dice il regolamento in merito a questa particolare prova? Il regolamento gara prevede la presenza nella categoria degli elite uomini e donne di 3 concorrenti che al termine di ciascuna singola frazione si danno il cambio per coprire lo stesso percorso. Per questa prova è bene evidenziare che il percorso è stato tracciato dal signor Francesco Giandomenico, che andiamo quindi ad ascoltare in questa intervista. Tracciatore della staffetta che assegna il titolo italiano è Francesco Giandomenico. Quali le difficoltà che oggi incontreranno gli atleti in gara? Dunque, quest'oggi, a parte la meteorologia perché sta piovendo, gli atleti avranno dopo il lancio una parte di gara piuttosto tecnica con dettaglio del terreno, sorpasseranno la prima metà di gara, diciamo, davanti all'arrivo con un punto spettacolo che li porterà in una parte di corsa abbastanza veloce, prati e boschetti che renderanno invece molto scorrevole il percorso. Quindi prima parte, seconda parte scorrevole. Diciamo che rispetto alla gara individuale anche molta tattica. Certamente la staffetta già è una gara tattica, perché correndo con compagni di squadra devo anche stare attento a non fare errori, devo predisporre, diciamo, devo fare in modo che chi parte come primo frazionista prepari la gara, che per l'ultimo, che poi normalmente è più forte, per cui tattica soprattutto è una tattica di squadra. Il fatto di poter trovare poi persone che hanno percorsi simili, ho fatto in modo io in questa gara di non avere molti percorsi simili, per cui tattica individuale era molto ristretta questa volta, ecco. Non si poteva molto creare treni in staffetta, quei treni sono, diciamo, gruppi di persone che fanno lo stesso percorso, perché ho cercato di differenziare proprio con dei forking, termine tecnico, che significa che le persone in gara vanno sullo stesso percorso, funzionano lanterne differenti, ho fatto in modo che i percorsi fossero abbastanza differenti, quindi tattica poco e seguirsi poco, insomma. Abbiamo ascoltato le indicazioni tecniche del tracciatore della gara staffetta e ci portiamo ora sulla linea di partenza, che ricordiamo si svolge in massa su più riprese, a differenza della prova individuale che avviene in forma distanziata di un minuto tra un concorrente e l'altro. Esatto Roberto, ogni concorrente è iscritto in una specifica categoria e ha un proprio, quindi nelle singole partenze ciascun atleta prenderà una direzione diversa. Cerchiamo di capire quali saranno le squadre elite che si daranno battaglia per la conquista del tricolore. Allora, tra gli uomini le squadre accreditate alla vittoria sono principalmente 3. Il gruppo sportivo della Forestale, che vede in prima battuta la partenza di Daniele Pagliari. L'Unione Sportiva Primiero, che ha preso il via con Giacomo Zagonel, ed il CUS Bologna con Andrea Bruno. E non scarterei comunque anche il Gronlight Orienteering Team di Klaus Kaguler, partente però in terza frazione. Tra le donne invece penso che la staffetta dello Sporting Club Merano sia quella che abbia comunque più chance alla vittoria. La prima frazione è stata affidata ad Eik Torgler, comunque non sottovaluterei le giovanissime rappresentanti del Primiero, della Polisportiva Besanese e della Corsa Orientamento Club Roma. Ed ora con le immagini ci stiamo spostando in zona cambio per seguire l'arrivo dei primi frazionisti. Vediamo Nicolette Scalet. Attende, sì, Jessica Orler. Esatto. Do Pin, che riceve il testimone di gara da Daniel Hajek, dal ceco, e attesta Lori Tarso provvisoriamente in prima posizione. Vediamo ancora Laura Vigni della Besanese, abbiamo visto Daniele Pagliari che ha chiuso in quarta posizione, adesso vediamo Iron Gaio che riceve il testimone da Piero Tour in dodicesima posizione. E a titolo di cronaca è bene evidenziare che la testa della prova tra le donne elite dello Sport Club Merano, grazie ai 43 primi e 46 secondi di gara di Heike Torgler, mentre in terza posizione si attesta provvisoriamente
staffetta della Corsa Orientamento Club Roma con Andreina Brandi che copre la prova in 44 e 52. Tra gli uomini invece seconda e terza posizione sono occupate rispettivamente dal Primiero grazie ai 38 minuti e 10 secondi di gara di Zagonella e dall'Erebus Orientamento grazie a Michele Franco dopo 40 minuti e 36 secondi. E quindi facciamo un ricapitolamento dopo il primo cambio. Tra gli uomini in testa della gara è occupata dall'Orientiring e Tarso, seguita dalla Primiero e dall'Erebus Orientamento. Tra le donne invece in prima posizione c'è lo Club Merano, seguita dall'Unione Sportiva Primiera e dalla Corsa Orientamento Club di Roma. Vediamo adesso in video Klaus Galguler, il terzo frazionista che riceve il cambio del Gronlight Orienteering. Quindi vediamo Zagonelle Viola che riceve il cambio da Nicole Scalette ed in successione Roberto Della Valle prende il testimone da Daniel Menighel. E allora Stefano, prima di portarci sugli arrivi in tempo reale quali saranno i vincitori di questi italiani a staffetta, andiamo a vedere, a riformulare la graduatoria parziale dopo il secondo cambio. Tra gli uomini le prove di Giacomo Zagonelle e Riccardo Scalette posizionano il Primiero in prima posizione, seguita al secondo posto dal CUS Bologna grazie a un'eccellente prestazione di Michele Caraglio. In terza posizione c'è il gruppo della Forestale che è risalita di due posizioni grazie alla prestazione di Emiliano Corona. Tra le donne invece lo Sporting Club Merano, primo tempo parziale della Togel e della Rothsteiner, marcia indisturbata verso la vittoria finale, seguita al secondo posto dalla sorprendente Corsa Orientamento Club Roma. E vediamo arrivare la squadra mista laziale fuori gara, composta da Stefano Zarfati, Daniele Guardini e capitanata da Maria Novella Sbaraglia, allo Sporting Club Merano di Christine Kischneckner, e si accinge a tagliare il traguardo con le compagne di squadra e conquistare il titolo di campione d'Italia, titolo che tra gli uomini è stato vinto dall'US Primiero, che a sua volta mette alle spalle il gruppo sportivo della Forestale e il CUS Bologna. E anche la seconda squadra classificata, la Corsa Orientamento Club Roma, giunge al termine di questa sua performance, seguita dall'US Primiero, che vediamo tagliare il traguardo con Nicole Scalette e Viola Zagonelle. Tra i giovani invece la classifica della staffetta femminile 19-20 vede al primo posto l'Unione Sportiva, secondo Orienteering Como, terza Polisportiva Besarese, mentre quella maschile 19-20 vede al primo posto il gruppo sportivo Pavione, al secondo Tarso Orienteering e al terzo Trento. Bene, adesso vogliamo andare a sentire quelli che sono stati i protagonisti di questa gara. Riccardo Scalè, Giacomo Zagonel e Manuel Negrello sono i nuovi campioni a staffetta di Orienteering. Allora, hai cambiato, sei partito per primo, una grande responsabilità perché sei un giovanissimo. Sì, pensavo di arrivare, di cambiare, dare il cambio a Riccardo in una buona posizione in modo che potesse contenere gli avversari. È andata meglio del previsto, ho cambiato per primo e Riccardo ha fatto il suo dovere senza problemi. La gara era molto interessante, veloce e nessuno dei tre ha avuto problemi a concludere la gara. Riccardo Scaletta, anche per te un debutto fortunato. Sì, sicuramente, poi ho cambiato in prima posizione, quindi comunque ho cercato di mantenerla, di non rischiare troppo, di non sbagliare niente. Bene così. Allora Manuel Negrello, l'esperienza nel finale per gestire una situazione assolutamente favorevole. Ma i miei due compagni hanno fatto molto bene, una buona corsa, alla fine avevo un vantaggio non molto grande, però sono riuscito a gestire la gara cercando di non forzare troppo all'inizio e ho visto che al punto spettacolo avevamo un buon margine, avevo guadagnato, allora è andato tutto bene. Hai vissuto, vivi l'Orienteering da tanti anni, questo è un momento di svolta? Ma è bello che ci siano due che ci mettono molta passione e hanno molta voglia di fare, e anche nelle altre società ci sono molti giovani che ci danno filo da torcere, e quindi è bello che il movimento continui. E allora Stefano, andiamola a leggere quindi la classifica della staffetta, iniziando con quella maschile, prima classificata US Primiero, seconda classificata al gruppo sportivo Forestale, terza classificata alla squadra del CUS Bologna.
Heike Torkle, Sabine Rothensteiner e Kleckner, le nuove campionesse italiane a staffetta. Allora Heike, tu la prima a partire, è una grande responsabilità, ma hai cambiato in testa. Sì, per fortuna ho fatto all'inizio qualche errore, però poi sono riuscito a recuperare e ho fatto un bel ultimo loop, quindi sono abbastanza contenta, sì dai. Sabine Rothensteiner, anche tu hai ricevuto un'eredità pesante, cambiare per prima e portare avanti la squadra bene. Sì, speravo di tornare anche prima per la Cristina e poi per il cambio. E sono partita tranquilla per non sbagliare subito e poi sono riuscita a rimanere prima. Ecco, Cristina Kirchleckner invece è abbonatissima al podio, oggi dovevi solo finalizzare. Beh, non è così facile, soprattutto in una staffetta, non sapendo anche esattamente quanto dietro mi partivano le altre concorrenti. C'è sempre un po' di tensione in più, però ce l'ho fatta. Una curiosità che balza all'occhio, 3 vincitrici, medaglie d'oro, 3 mamme. Sì, infatti. Sì. È il segreto della vittoria? Ma in parte forse sì, ci i nostri figli, ci sono i nostri allenatori. Ci fanno correre abbastanza. E allora andiamola a vedere la graduatoria femminile, le abbiamo viste intervistate, le donne dello Sporting Club Merano al primo posto, al secondo posto la CCR Roma, terza classificata di questa gara la US Primiero. Bella soddisfazione per le nostre squadre. Siamo adesso alle fasi della premiazione delle staffette, tribuna d'onore composta dal presidente federale Mauro Gazzerro, che premia le ragazze campioni Italia 2013 dello Sporting Club Merano, dal vice sindaco Bruno Corvi, dal presidente del comitato regionale Veneto Walter Peraro e dal campione del mondo di canottaggio Daniele Gilardoni, che invece ha presieduto la consegna delle medaglie tricolori ai ragazzi dell'Unione Sportiva Primiero. Lasciamo queste belle immagini, passiamo ad ascoltare in successione le interviste al responsabile del gruppo sportivo della Forestale, Gianpietro Andreatta, e a seguire quella al presidente della Federazione Sport Orientamento, Mauro Gazzerro. Gianpietro Andreatta, responsabile gruppo sportivo Orienteering per la Guardia Forestale. Oggi il titolo non è arrivato. Purtroppo no, comunque onori come sempre ai vincitori, il nostro impegno è stato sul campo di gara quanto intenso in un contesto difficile, un percorso molto bello, ma come sempre chi vince ha corso meglio. Gruppo Sportivo Forestale e Corpo Forestale da anni vicino all'Orienteering, un binomio pienamente riuscito. Direi un binomio inscindibile per noi. Corpo Forestale dello Stato, sport e natura rappresentano un modello di vita, indubbiamente per noi l'ambiente naturale è anche un motivo di servizio e di lavoro, per cui viverlo in maniera sportiva un valore aggiunto, e vedere anche molte persone, io dico sempre ragazzi e ragazze di ogni età, vivere la natura in questo modo è un auspicio per una migliore qualità di vita. Si concludono questi campionati italiani, Giuseppe Ceresa, grande capo della macchina organizzativa, un lavoro che però ha dato soddisfazione. Direi di sì, il risultato in questi giorni è stato penso fantastico, chiaramente l'aiuto fondamentale delle risorse della Pricca sono state essenziali per la buona riuscita e tutto il team ha lavorato molto bene sia ieri in montagna e anche oggi in staffetta. Veramente un ringraziamento a tutti i volontari che hanno lavorato oggi. Un ottimo bilancio anche per la FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, qui rappresentata da Mauro Gazzerro. Un ottimo riscontro, un gran successo di questo campionato italiano. Grazie all'amministrazione di Aprica e all'ottimo lavoro svolto dal Comitato Lombardo e dalle società lombarde. A questo punto guardiamo già avanti perché stiamo pensando di presentare la candidatura per un evento internazionale che coinvolge gli stati di Germania, Svizzera, Austria, Slovenia e Italia. Potrebbe essere ospitato qui alla Prica nel 2015 con larghe aste. E allora Stefano, anche questo appuntamento con l'Orienteering è terminato, le immagini tornano a proporci Aprica, sede appunto dei campionati italiani long e staffetta di corso orientamento, campionato che ha visto a livello individuale la consegna del tricolore a Christine Kirchleckner dello Sporting Club Merano e l'annullamento della prova maschile per un errore nella posa di un punto, mentre nelle staffette la vittoria è andata
Sporting Club Merano tra le donne e all'US Primiero tra gli uomini. Complessivamente una bella manifestazione, quella organizzata dal presidente, dal Comitato Regionale Lombardo e dal suo presidente Giuseppe Ceresa. Anche in questo caso, come abbiamo sottolineato nei precedenti appuntamenti, l'Orienteering mostra grandi potenzialità nel promuovere i territori che ospitano eventi di questa importanza e ciò rappresenta un ottimo veicolo di promozione per questa disciplina che ricordiamo avere origini scandinave. Allora ricordiamo anche ai nostri telespettatori che la Federazione Italiana Sport Orientamento è raggiungibile attraverso il sito www.fiso.it. Non ci resta che salutare e ringraziare te, la Federazione, per averci fatto conoscere con i numerosi servizi andati in onda da Rai Sport, lo sport dell'orientamento. Grazie a voi di Rai Sport e rinnoviamo quindi gli impegni al prossimo anno ricominciando con lo sci orientamento, seguiremo poi quindi la mountain bike, il trail e la corsa d'orientamento. A tutti i nostri genitori, a risentirci.